Un ringraziamento a medici, infermieri, personale sanitario che ogni giorno lavorano per combattere il coronavirus. È quanto andato in scena nella mattinata di oggi davanti all'ospedale Santa Croce di Fano. Nell'occasione è stato fatto anche un punto della situazione proprio nel nostro territorio. Devo dire una buona notizia in questo momento è che parlo per gli accessi da pronto soccorso, pare in calo praticamente l'accesso dei casi di Covid in ospedale su Pesaro, che ricordo San Salvatore è l'ospedale Covid positivo. Devo dire che rispetto ai primi giorni forse si incomincia a vedere un po' di luce. Abbiamo diminuito i pazienti che sono in rianimazione, da 40 pazienti siamo scesi sotto i 25, ma questo grazie anche a tutto il lavoro di tutta la squadra, a tutta la task force di Marche Nord. Stiamo trattando tutti i pazienti con i farmaci, anche con farmaci di nuova generazione, e non lasciamo nulla di intentato. Dobbiamo sconfiggere il Covid. Sì, ce la faremo. Una situazione, quella di oggi, che vede un lento miglioramento e che sicuramente sarà condizionata dal virus anche nei prossimi mesi. La problematica che ci è caduta addosso è relativa al fatto che forse l'isolamento è stato preso in maniera in ritardo, perché non è che con l'isolamento si guarisce assolutamente. L'isolamento permette però di scaglionare la malattia, quindi se noi tutti insieme continuassimo a mantenere queste misure di isolamento quanto più stringenti possibili, permetteremmo a tutti i cittadini che anche in un futuro si contagieranno della malattia di avere la maggior risposta sanitaria da parte delle strutture. Noi andremo incontro per parecchi mesi ancora alla recrudescenza della malattia, perché i cittadini cuciranno. Può darsi, se non, per esempio, ne parlavo prima con loro, perché per 6-7 mesi non portiamo tutte le mascherine? Potrebbe essere un qualcosa di importante che ci permette di continuare la vita normale. Di conseguenza il problema è stato l'enorme accesso ai pronti soccorsi e alla struttura di rianimazione in un periodo brevissimo, che ha portato il sistema, non dico a scoppiare perché abbiamo risposto abbastanza bene, ma ha portato il sistema all'emergenza, e di conseguenza gli ospedali più piccoli, che erano quelli d'urbino, e il territorio ha subito questa emergenza anche lui. Intanto la situazione che ha portato a gestire l'emergenza ha visto diversi cambiamenti in tutta la struttura di Marche Nord. È chiaro che in questa fase abbiamo dovuto per forza un po' sconvolgere la nostra organizzazione strutturata e arruolare, tra virgolette, tutte le persone disponibili, e noi lavoriamo ormai 7 giorni su 7, non come tutti, non conosciamo domenica, eccetera, non conosciamo giorni di riposo, e siamo tutti arruolati per questa lotta. Siamo sul territorio per fare i tamponi, sostanzialmente quelli territoriali, al di là di quelli che si fanno qui, con tutte le criticità che questo comporta, perché sono sotto gli occhi di tutti, non si può ignorare la carenza mondiale, internazionale, di kit diagnostici e di altri presidi. E quindi queste difficoltà comportano anche l'esecuzione di un numero apparentemente limitato di tamponi, ma ovviamente dettato da una capacità di disponibilità dei mezzi, non del laboratorio che non può fare, proprio degli strumenti per poterlo fare. Durante la cerimonia è stato ricordato, come accaduto anche a Pesaro, il dottor Carlo Amodio, radiologo di 71 anni, professionista molto conosciuto e stimato sia a Fano, dove è stato primario, ma anche in tutta la provincia e fuori regione. Messaggi di cordoglio sono arrivati non solo per la sua figura professionale, ma anche per il grande valore umano. Lui era un angelo, è sempre stato un angelo in ospedale, una persona di una generosità unica, ha fatto del bene a tutti, e oltre che essere un eccellente professionista. Quando si aveva bisogno di qualcosa si ricorreva a Carlo. Carlo, adesso proteggici e guardaci da lassù, e soprattutto guarda la tua famiglia e Donatella.